L'audio va bene, l'audio, sì. Mark Trasolini, una montagna di classe e di impeto cestistico. Sei diventato il re di Agropoli, il divo di Agropoli con le tue giocate. Una piccola analisi di questo avvio di campionato. Sì, sì, è cominciato bene per noi. Ovviamente siamo secondo adesso, ma dobbiamo continuare e concentrare per arrivare alla Coppa. Il pubblico è sempre più numeroso e incita la squadra. Pensi che sia alla distanza un elemento importante per un buon piazzamento? Sì, sì, ovviamente ci aiuta quando vinciamo a arrivare più tifosi e loro sono bravi e li aspettiamo questa sabato. Sì, sabato c'è una partita molto importante dopo la sconfitta contro Omega. Che partita sarà quella di sabato? Sì, dobbiamo vincere questa partita, ovviamente molto, molto importante per noi. Manca tre partite da questo girone e dobbiamo lavorare molto di più questa settimana e giocare una partita molto buona per noi. Agropoli è come te l'aspettavi o te l'aspettavi diversamente? Non l'ho avuto aspettative prima di venire qua. Volevo venire e giocare bene e vincere partite, e lo stiamo facendo adesso. È più facile un terzo tempo o una schiacciata? Un terzo tempo o una schiacciata? Per te sembra più facile la schiacciata? Forse una schiacciata, perché è quasi 100%. Ma cosa scatta nel cervello quando si va a fare una schiacciata? Cosa penso? Penso di mettere la palla nel canestro. Ma il gioco di squadra quest'anno sta venendo fuori soprattutto alla distanza. Quanto è importante essere uniti e compatti? Di squadra, il gioco di tutta la squadra. Quanto è importante rimanere compatti fino alla fine? Molto importante, perché non si può vincere con una persona o due o nemmeno tre. Dobbiamo avere tutta la squadra, tutti gli italiani, è molto importante per noi. E quando tutti siamo insieme, vinciamo quasi, quasi sempre. Tu sei un top player per la categoria. Giocare in provincia qui ad Agropoli cosa vuol dire? È molto bene per me, mi piace molto, mi trova la città molto bene e sono contento. Un messaggio ai tifosi? Venite sabato e vinciamo questa partita. Grazie. Ok, grazie a te. Ah,